La crescita dei casi di positività al Covid in provincia di Teramo preoccupa, come facilmente prevedibile, il sistema scolastico, che da ieri è riaperto in presenza ma con un 20% di alunni assenti, mentre per docenti e personale ATA la percentuale oscilla tra il 10 e il 20%. In alcune scuole già da ieri è stata attivata la didattica digitale integrata individuale per gli alunni positivi asintomatici. Sicuramente tra le famiglie e gli stessi studenti c'è preoccupazione per l'aumento dei contagi, ma cresce sempre più anche il numero di ragazzi vaccinati. La situazione preoccupa, vabbè, era chiaro, anche se abbiamo avuto l'opportunità con lo screening già di monitorare una parte di studenti positivi, anche se non tutti hanno partecipato, più o meno il 70%. La ripresa tutto sommato poi non è stata così preoccupante, i numeri sono rimasti quelli. Ieri forse c'era qualche assente in più, però a causa della neve che aveva un po' bloccato i trasporti. Quello che a noi preoccupa è un po' l'evoluzione di questa curva nel tempo, quindi diciamo che dobbiamo aspettare una settimana o due per vedere se questa situazione potrà avere un'evoluzione. Per il resto devo dire che tutto sommato sia le assenze che riguardano gli studenti che i docenti per il momento sono sotto controllo. I ragazzi hanno dichiarato che loro a scuola si sentono tranquilli, perché è chiaro che io vedo anche, sono insomma tutelati dalle mascherine, dal distanziamento, da tutto quello che abbiamo fatto ormai da 2 anni, però loro vivono comunque una situazione dei trasporti un po' più a rischio, e nelle fermate dei pullman, ecco, questo loro hanno dichiarato. Poi per quanto riguarda il personale e i docenti, sapete che hanno tutti il Super Green Pass e quindi noi a scuola siamo tranquilli. Quindi mi raccomando, invito tutti a completare il ciclo dei vaccini.